Oh, una di quelle moto lunghe. È una big dog. Sembra una big dog. Pare di sì. È da un po' che non ci vediamo, eh? Mi chiamo Mark Morren e sono venuto dai fratelli Martin perché... Come va, Mark? Come stai? È bello rivederti. Affiderei la mia moto solo a Joe e Amanda Martin. Mi serve il tocco di Joe Martin. Mi dicevi della marmitta. Sono stanco di toccare. Quando imbocco una curva, tocca per terra e... Insomma, se hai una bella moto e quando ci vai tutti te la guardano, è brutto che la marmitta tocchi per terra. Sembra che stia cadendo a pezzi. Vuoi sollevarla o cambiare il design? Decidi tu, mi fido ciecamente. Va bene. Accidenti. Avevi in mente qualcos'altro? Che pensavi, Mark? Beh, non so, magari la sella. Potremmo rivestirla di cuoio marrone con delle cuciture verdi. Vuoi cambiare la sella? Non lo so, lascio decidere a te. Ok, va bene. Direi che possiamo accontentarti, nessun problema. Mettiamoci al lavoro. Ci sono tante cose da fare. Pronto? È vero. Questa è la moto del nostro amico Mark che vuole sostituire la marmitta. Cosa pensi di fare? Due in una? Beh, il problema è che tocca per terra. Questa merda si stacca. Sarà impegnativo. Cercheremo di rimodernare la coppia di tubi di scappamento. Sarà difficile, ma Mark è un buon cliente e dobbiamo accontentarlo. Al momento la marmitta tocca per terra quando gira a destra, per cui la solleveremo un po'. Ci ha chiesto inoltre di unire questi due tubi in un unico grande collettore. Stiamo riconfigurando i tubi. In pratica useremo quelli esistenti, ma li taglieremo un po' e li trasformeremo in un unico tubo. Utilizzeremo i vecchi tubi, salderemo il logo, ricostruiremo gli scudi termici e li faremo cromare. In pratica ricicleremo quello che aveva. Questi sono gli scudi termici della moto di Mark. Li abbiamo accorciati di 3,5 cm e ora li saldiamo. Saranno come li vuole lui ed inoltre li solleveremo da terra. Mark ne sarà contento. Che ne pensi, Mike? Se toccano a terra sono guai. Sì, ha guadagnato 8 cm. Le hai dato un tocco di classe. Ciao, tesoro. Ah, la mia marmitta? Sì. Cazzo se lo è. Bella, bella. Oh, cavolo, è stupenda. Qui c'è lo zampino di Victor. Esatto. Victor è eccezionale. Guarda, Brucey. Bella. È stupenda, vero? Come dice Victor, liscia come il sedere di un bambino. Infatti. Credo che a Mark piacerà. Montiamola, Brucey. C'è appena arrivata la marmitta. Victor l'ha cromata e ora stiamo montando gli scudi termici. Li installiamo e la moto è pronta. È stupenda, Brucey. Credo che gli piacerà. Puoi dirlo forte. Già. Piano. Eccoli che arrivano. Porca miseria. Quella è la mia moto. È la stessa, Mark. È la mia moto. È la tua, Mark. Bene. Mark voleva personalizzare la sua moto. Voleva convergere i due tubi di scappamento in uno solo. Grazie. È riconoscibile, eh? È molto diversa. Sì, la sella, la marmitta fanno la differenza. Davvero. Siete stati eccezionali. Ottimo lavoro con Grazie. La sella. Vedi se è comoda. Ora è davvero una sella. Mi piace il look da cowboy. È davvero il mio preferito. Salta su. Mettila in moto. Va bene. Il rombo è potente. Sento il suono accanto a me, mentre prima lo sentivo dietro. Ora è forte. La gente mi sente arrivare. Ve lo garantisco.